Buongiorno a tutti, oggi vi faccio un video un pochino diverso dal solito, ovvero ho registrato, arrivando fino a questo punto, un Get Ready With Me, quindi un Mi Preparo Con Voi, per farvi vedere come ho realizzato questo trucco e per farvi vedere un pochino all'opera la palette della Too Faced, la nuova Natural Love. È un esperimento, quindi prendetelo un po' per quello che è, anzi, se avete dei suggerimenti, dei consigli su come migliorare o come modificare, insomma, un po' questo tipo di video, fatemelo sapere e iniziamo subito. Non spaventatevi per questo primo piano, parto già con la base fatta e le sopracciglia perché altrimenti ho paura che potrebbe venire un video infinito. Mi concentrerò appunto sugli occhi e poi su viso e labbra, però in maniera molto, molto rapida. Allora, parto applicando una base sugli occhi come faccio sempre, questa in particolare è Bare Study di MAC e devo dire che è stato uno dei miei ultimi acquisti, ma mi trovo bene, mi trovo sempre bene con i paint pot di MAC perché trovo che facciano bene il lavoro del primer occhi e aiutino anche a intensificare un minimo il colore dell'ombretto che andremo ad applicare poi successivamente sulla palpebra. Quindi mi piacciono, mi ci trovo bene. E questo è. Non so bene come impostare questo Get Ready With Me perché io non ne ho mai fatti. Li guardo, ma in questo momento non mi viene niente di intelligente, in mente niente di intelligente da dire perché boh, mi sento un po' fuori dalla mia comfort zone. Comunque, il senso del video di oggi in realtà è mostrarvi dal vivo un pochino, insomma, l'utilizzo della Natural Love della Too Faced, che è una palette che è uscita da non molto. E già molto chiacchierata perché effettivamente è una palette molto carina. L'ho fatta vedere già in un video acquisti e questa qui ha 30 ombretti diversi e secondo me è piuttosto ben fatta. Quindi oggi andiamo a realizzare un trucco piuttosto naturale, insomma, da giorno, da lavoro, perché io sto per andare a lavorare e non vorrei neanche fare una cosa troppo complicata, visto che non ho mai fatto un video del genere, quindi abbiate pazienza. Quindi, parto con un colore, insomma, di transizione, prendo questo qui che è Nudie e lo applico nella piega. E vi parlo anche brevemente di questa palette, spero di riuscire a truccarmi a parlare contemporaneamente. Ho sentito svariati pareri, sia positivi che negativi. Alcuni sostengono che la palette non sia abbastanza scrivente o che sia polverosa, altri invece ovviamente la amano. Ma devo dire che secondo me è una palette nella norma, non è, cioè non la trovo né eccezionale né scarsa. Ovviamente i colori opachi sono un pochino polverosi, però devo dire nella media della polverosità dei colori opachi, e mentre i colori shimmer, tipo quello che vado ad applicare io adesso, io scelgo Moonbeam, diciamo questo qui, sono secondo me abbastanza setosi e scriventi. Lo applico proprio col dito, così picchiettando sopra la base, e anche abbastanza luminosi, insomma, penso che questo riusciate a vederlo dal video. A me non dispiace affatto. Sulla scelta dei colori, anche qui, credo che la palette perfetta, proprio che ci soddisfa al 100%, non esista, se non quella forse appunto costruita da noi con cialde singole. Anche in questa palette, ad esempio, ci sono dei colori che non credo che utilizzerò, però devo dire che la maggior parte sono di mio gradimento, quindi per ora io mi ritengo soddisfatta, anche perché l'ho acquistata con un 20% di sconto, quindi un prezzo secondo me totalmente accettabile. Vado a scurire un pochino l'angolo esterno con Makeup and Chill, che è un marrone scuro opaco. E insomma, secondo me è una palette valida. Ovviamente, ecco, nell'ambito del collezionismo, cioè per chi ha un miliardo di palette come me, è molto carina, perché l'estetica è ovviamente molto curata, il fatto che abbia queste scritte, questi decori in rilievo fatti in una specie di velluto, è molto molto carina, sembra quasi un libro di fiabe illustrato. Se dovete sceglierla come prima palette,
Ma non lo so, secondo me ci sono dei colori un pochino gnè, qualche colore un po' troppo chiaro, però alla fine sono gusti, bisogna vedere se sono colori che usereste oppure no. Comunque, vabbè, ovviamente questa non è una recensione, era giusto così pur parlare. A me non dispiace e la sto usando volentieri da qualche giorno, quindi promossa. Intanto io sfumo, sfumo, sfumo un po' casualmente. Anche perché appunto è un trucco questo molto naturale da giorno, così volante. Vado a riapplicare ancora un goccino di Moonbeam sulla palpebra mobile e devo dire che qua, per quello che riguarda gli ombretti, potrei anche aver finito. Sfumo un pochino qua verso l'alto per pulire i bordi, come al solito. Però è proprio una cosa semplicina, semplicina. Chissà se riuscirò a fare l'eyeliner, cioè la matita, con lo specchio lì. Io sono un po' miope, quindi mi dovrò avvicinare un po' e speriamo di non combinare troppi disastri. La matita è la mia solita amatissima Teddy di MAC. Io provo a comprare tante matite marroni. Ma alla fine torno sempre da lei, è la mia matita preferita da anni e anni. Ah, c'è questa luce che mi acceca, quindi non so bene cosa sto facendo. Boh, alla fine non riesco proprio a trovare un'alternativa che mi piaccia così tanto come questa. Non so. Come potrò fare? Se un giorno MAC toglierà la Teddy dal commercio sarà un disastro. Se guardo di qua è perché qua ho i pennelli. Adesso prendo un pennellino piccolino, il mio solito pennellino piccolo e lingua di gatto, e vado a sistemare questo scempio che ho fatto. Sfumo per dare un senso a questa matita. Da questo lato ci vedo veramente poco, ho proprio la luce in faccia. Non so se questa sia la soluzione migliore per questa tipologia di video, perché in realtà non vedo bene cosa sto facendo, ma va bene, andiamo un po' così a... È tipo la... com'era quella sfida, la blindfold challenge. Amelia, non toccare, per favore. C'è qua ovviamente Amelia che guarda fuori dalla finestra e che riuscirà a combinare dei disastri anche oggi. Metto un filo di matita anche sotto e vado a sfumarla sempre con il marrone scuro di prima, appena appena, appunto, perché voglio una cosa piuttosto leggera oggi. Cercherò di non tagliare questo video perché, essendo un get ready, o mi preparo con voi o quel cavolo che è, vorrei farvi capire quanto poco in realtà ci metto per realizzare un trucco del genere, una cosa da giorno. Spero che si veda qualcosa, spero che... Questa matita fa veramente schifo. Però per un trucco da tutti i giorni senza pretese, io non impiego mai più di 10 minuti, magari chiacchierando mi ci vuole un attimino di più. Però un pochino di mascara solo sopra. Sto finendo questo mascara di Dizao, che è una linea naturale americana, Dizao Organics, che all'inizio non mi dispiaceva, però devo dire che si è seccato un po' in fretta, quindi non male, però insomma, andavo utilizzato forse con più continuità, con più continuità, e ho lasciato appunto che si seccasse prima di terminarlo, ma vabbè, comunque fa ancora abbastanza bene il suo lavoro, quindi non ci lamentiamo. Io devo mettere il mascara con due mani, non so perché mi devo tenere giù questa parte, anche se non so se sia realmente necessario, ma è una, non so, un'abitudine che ho preso negli anni. Le guance, rispolverato, sto cercando di recuperare un po' di trucchi vecchi, tra virgolette, non vecchi andati a male, ma vecchi che non uso da un po', perché
mi spiace usare sempre le stesse cose e non finire niente. Quindi ho ripreso questo fard di Liquid Flora che mi piaceva tantissimo, infatti mi piace ancora molto, che è il numero 04, Coral Cult, se non ricordo male, che è un bel, appunto, un bel color corallo, effetto salute, che invidio ovviamente, come al solito i fard si vedono veramente poco, non capisco perché, però, anche perché potrei calcare, ma visto che devo andare a lavorare non voglio neanche esagerare, poi pensano che io abbia bevuto a pranzo, già così inizia a essere quasi un po' troppo per i miei gusti, quindi lo alleggerisco un po' con un pennello pulito. Ok, per non far troppo l'effetto avvinazzata, perché sennò. E visto che è una bella giornata e quindi la cosa mi ispira, metto anche un pochino di illuminante. E questo ve l'avevo fatto vedere su Instagram e mi piace veramente tanto. È un illuminante della Wycon, a forma di cuore, si chiama Baked Highlighter 01 Gold Rose. È molto carino, fa un effetto quasi bagnato. Devo dire che mi piace. Ovviamente io di illuminante ne applico sempre molto poco perché, boh, non so, non mi va di esagerare, non devo mica andare a una cena di gala, quindi proprio un filo qui e qui e un pochino sull'arco di Cupido. E sulle labbra, visto che appunto voglio rimanere piuttosto naturale, anche perché devo andare a bere il caffè prima di andare al lavoro, quindi non voglio mettere un rossetto troppo importante, metto lo Yum Tint di neve, che è sempre carino, insomma, l'ho utilizzato tanto l'estate scorsa e fondamentalmente un burro cacao colorato, quindi dà un pochino di colore alle labbra. Non è di quei burro cacao colorati invisibili, che quindi a metterli o non metterli non fa grande differenza, invece questo io trovo che si veda abbastanza, però fa quell'effetto labbra rosee naturali senza essere appunto un rossetto. E basta, questo devo dire che è tutto, credo di aver fatto tutti i passaggi, non mi sono dimenticata niente, sono pronta e sono anche in anticipo, incredibilmente. Questo è il look finito, è veramente una cosa semplicissima, volevo giusto farvi vedere un po' come si comporta la Natural Love, l'ho chiamata giusta fino adesso, vabbè non mi ricordo, è la Natural Love della Too Faced e basta, questo è quanto, spero che questo esperimento vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate perché era un po' che ci pensavo, poi dicevo no, i Get Ready With Me li fanno tutti, che palle. Però potrebbe essere un modo anche per fare dei video che si avvicinano di più ai tutorial, ma un po' meno impegnativi per me, visto che ho veramente poco tempo per registrare, per montare. E questo potrebbe essere, diciamo, una soluzione via di mezzo che accontenti un po' tutti, cioè il mio poco tempo e chi vuole vedere dei video di trucco un pochino più sostanziosi. E basta, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!